Ma salve! O meglio, Ciao ragazzi! oggi nuova reaction. Ritorniamo un po' sul classico, oggi andiamo a vedere due battaglie epiche del 2019. Ci troviamo a Torino, alla seconda tappa del COC, e andremo a vedere due battle veramente epiche. Comunque oggi andiamo a vedere Caruso contro Laganà e la finale di quella tappa. Maieli contro Gaggi. Probabilmente saprete tutti come sono andate a finire, ma non credo che voi vi ricordiate la tappa esattamente a memoria. Quindi oggi andiamo a vederla e andiamo a reagire a queste bestie. Purtroppo avevo voluto fare la reaction solo alla Ganà, ma c'è veramente pochissimo solo di Christian. Quindi ritorniamo alle battle. Vorrei farvi vedere cosa esce se scrivi Laganà su YouTube. Allora, sì, ok, video di Street Gorilla, video con Gaggi, tappa, ok, video di Calisthenics Brain. E poi escono le focacce. Credo che Laganà sia una focaccia greca. Escono tutte robe arabe, cose strane. Cri, allora, va bene, raga, direi di iniziare subito con Caruso versus Laganà. Ovviamente utilizzerò i video dei Coconuts, quindi non lascerò assolutamente il loro link in descrizione, perché non se lo meritano visto che mi rubano i format. Detto questo, raga, iniziamo subito Caruso versus Laganà. Non mi ricordo assolutamente niente. Vediamo Manu con cosa parte. Sistema i capelli, Manu concentratissimo. Sta per andare in front, eccolo lì, bam! Il one art front di Caruso è spaziale, cazzo, dritto per dritto, dritto per dritto. Vabbè, pulla. Guardate l'attaccatura del dorso di Caruso. Guardate l'attaccatura del dorso. Dove gli arriva il dorso fino ai piedi. Andiamo avanti. Front touch, come se fosse veramente un push up. Parte e va su, planche, full planche di Manu. Grande, grande, grande. Per me, come lo saprete già, Manu è uno degli atleti più forti, a mio parere, che abbiamo in Italia, ma soprattutto al mondo, quindi non c'è da stupirsi per le cose che fa Manu. Anzi, questa qua era il 2019, adesso è veramente un livello incredibile, anche in spinta, fa dei maltesi che veramente sono invidiabili, ecco. Straddle planche, bella potente. Sta facendo praticamente front planche, front planche, front planche. Ogni volta che scende in front, però fa il devasto, cazzo. Victorian ha assistito alle parallele. E fra poco parte Laganà. Sbam! Questa forse era la prima gara seria di Laganà dove ha fatto veramente vedere chi è. Guardate questo maltesone supino a terra, press. Bam! Che linea, signori. Sbam! Grandissimo, grandissimo qui. Tanta, tanta roba. Sbam! Planche. Press. Lui, cioè, penso che Laganà faccio le presse come io faccio. Non dico i pull up perché veramente. I push up normali. Quindi sono veramente qualcosa di incredibile, Cristian. Soprattutto perché si allena veramente da poco. Arciere Festo. Non ha neanche avuto il tempo di allenarle queste cose. Si allena troppo poco. Guardate che cazzo di bestia, raga. Veramente fortissimo. Infatti, poi vice campione a Bardolino. Ha perso solamente contro Maieri, contro il migliore, quindi diciamo che Cree è veramente un talento della Madonna. Che poi talento ormai già affermato completamente, cioè non è una giovane promessa, è proprio già affermato. E vediamo chi ha vinto. Qui Caruso sconsolato, guarda per terra. Signori, vince Laganà. Tanta roba, grande Cree, ottimo. Ottimo, veramente ottimo. Mentre adesso è arrivato il momento di andare a vedere la finale, primo e secondo posto, sempre di quell'evento lì, Yatarov versus Maieli. Mi ricordo che ci fu qualche battibecco, qualche giudizio errato in questa gara, ma non mi ricordo che cosa. Adesso andiamo a vedere. Ok, parte Gaggi. Via, parte. Ah, forse per questo front touch. Per questo front touch la gente si scandalizzò. Non tocca, non tocca. Giustamente, secondo me. Bam, questa roba che fa Gaggi è impressionante, questa alzata in maltese. Bam, full planche, archer, bello, push up, sbam, sbam, blocca sempre, li blocca tutti. Va su, giù, profondo, profondissimo, ottimo, ottimo. E Ted un pochettino, Ted di Gaggi non mi piacciono però, comunque devono giudicare i giudici. Uscita classica di Gaggi. Quella uscita è veramente bella, però. Maltese. Maltese lo tiene. Bam. Madonna. Cioè, devi avere una forza impressionante per fare un intero set di spinta così. Maltesi, planche, planche, push up, handstand push up.
che è veramente qualcosa di assurdo, di assurdo. Infatti, se Gaggi non fosse così tanto forte in spinta, farebbe una fatica assurda, perché lui appunto deve compensare la tirata facendo tantissima spinta. E adesso parte Majeli. Cioè, ma guarda... No, raga, veramente. Fa più fatica a scendere che a salire. Guardate Caruso dietro, impressionato. Madonna, ragazzi. Victoria ha assistito. Tanta, tanta, tanta roba. Spam. Guardate la pulizia, perfetto, perfetto Majeli, tac, ecco lì, sbam, sbam. Mi sembra proprio che Gaggi abbia vinto in questa gara per il bonus completezza che gli è andato, mi sembra di sì. Ecco qua, poi Majeli non fa mai freestyle, quindi lui il bonus completezza non lo prende. Ah, minchia, questo ci stava, questo planche push up supino ci stava se l'avesse chiuso. Bam. Tam. Cioè, guardate che pull up esplosivi a fine set. Per me Majeli è il migliore, raga. Ditemi quello che volete, per me Majeli è il migliore e il più forte in questo momento, assolutamente. Vediamo chi ha vinto. Ve l'ho già detto praticamente, chi ha vinto? Ha vinto Gaggi, eccolo qua. Infatti non se lo aspettava neanche lui. Sì, effettivamente, secondo me Majeli ha avuto qualcosa in più, ecco. E niente, raga, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di queste battle. Ho cercato di reagire nel modo più calmo possibile, ma poi Majeli mi ha veramente sconvolto. Non mi ricordavo assolutamente queste battle, ma sono state veramente, veramente incredibili. E ogni anno il livello si alza veramente tantissimo. Infatti, questo era il 2019. Adesso è veramente tutt'altro livello e mannaggia a questo Covid che ci sta tenendo lontano da questi spettacoli. Grazie ancora a tutti raga, un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale per non perdervi altre reaction e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella raga!